Se cerchi ricette gustose con l'averza, devi assolutamente provare questa ricetta. Elimina la base dell'averza e le prime foglie. Metti a bollire dell'acqua salata. Appena bolle, mettici le foglie più esterne e l'intera palla di verza. Copri e fai cuocere per 10 minuti. Nel frattempo, prepara la base, unendo alla farina, l'acqua, l'olio ed il sale. Mescola l'impasto per bene su un piano da lavoro. Scola l'averza e mettila ad asciugare su un canovaccio senza scottarti. Tra due fogli di carta forno, distendi la base con un mattarello. Mettila sullo stampo. Premi i bordi ed elimina l'eccesso di impasto con un coltello e bucherella il fondo. Ora è pronta da farcire. Tampona le foglie di verza ed elimina la parte centrale. Componi con più strati di verza, prosciutto cotto e mozzarella, fino a terminare tutti gli ingredienti. Come ultimo strato, taglia finemente la verza. Se ti è avanzato, sbriciola l'impasto sopra. Copri con la stagnola e inforna a 180 gradi per 25 minuti, di cui i primi 15 coperti dalla stagnola. Ecco qui la torta al grano saraceno cotto in mozzarella. Super appetitosa! Ora non ti resta che preparare la ricetta.